C'era una volta una città. No, non stiamo per raccontarvi una favola. È l'inizio del viaggio alla scoperta delle tracce lasciateci da meravigliose civiltà del passato, con i loro costumi, i loro miti e, perché no, le loro leggende. I Fenici, la loro città più bella, Cartagine. Quella punica, romana, cristiana e araba. Un fantastico viaggio di 3.000 anni per incontrare la civiltà che ha fatto la storia dell'uomo. Un ragazzo, un gesto. Il ragazzo ci offre un souvenir d'argento per poco, forse per baratto. Sembra una situazione banale. Invece ha il fascino di una situazione antichissima. Questo ragazzo potrebbe avere 3.000 anni. Perché? Siamo a Carthage, cioè Cartagine, a pochi chilometri da Tunisi. E il ragazzo tunisino è un discendente dei Fenici. Già, proprio i Fenici. Quel popolo la cui espansione fu legata alla navigazione, al commercio e appunto all'argento. Noi archeologi europei siamo a Cartagine per studi, come gli archeologi di scuola francese alla fine del secolo scorso. Qualcosa, forse di magico, ci dice che scopriremo una qualche traccia nuova. Beh, è il nostro sogno. Ma andiamo a vederli più da vicino, i Fenici. Popolo di razza semitica, abitava ovviamente la Fenicia, quello stretto nastro di terra sul Mediterraneo, largo circa 35 chilometri e lungo quasi 200, corrispondente più o meno all'odierno Libano. Unica zona fertile, la breve pianura tra il mare e le montagne a picco. Per i Fenici non c'era che l'agricoltura e la pastorizia. La ricchezza allora non poteva che venire dall'abilità degli artigiani e dalla scaltrezza dei mercanti. Dunque, non restava che battere i mari. Tuttavia fu solo intorno al 1100 a.C., con il crollo della potenza micenea, che i Fenici ebbero finalmente campo, o meglio, mare libero. Biblo è forse il più antico insediamento fenicio. Vengono poi fondate Berito, l'attuale Beirut, Sidone, l'attuale Saidà, che dal 2000 al 1100 a.C. esercita la sua egemonia sulle altre città della regione. E infine Tiro, l'attuale Sur, che tra l'undicesimo e il VI secolo a.C. colonizza il Mediterraneo occidentale, l'Africa, la Sicilia, la Sardegna, le Baleari, la Spagna. Ma l'espansione fenicia, meramente commerciale, non provocò solo profitti. Le loro mercanzie erano in grande parte veri oggetti d'arte, la cui diffusione provocò un enorme fenomeno di vera e propria impollinazione culturale tra l'Oriente e l'Occidente. Da bravi mercanti, quindi scaltri e pratici, i Fenici imparano il calcolo dagli assiro-babilonesi e l'alfabeto dagli egiziani. Il tempo è denaro. E i mercanti fenici capiscono subito che non possono perdere tempo con la scrittura geroglifica. Così, attorno al 1100 a.C., adottano e adattano 22 segni egizi. Qui riproponiamo a titolo di esempio due traslitterazioni, dall'ideogramma egizio a destra alla lettera fenicia a sinistra, riconducibili alle odierne M in alto e H in basso. Era nata la prima scrittura alfabetica, che vediamo in questo cippo funerario con iscrizioni latina e neopunica, esposto al Museo del Bardo a Tunisi. Grazie all'alfabeto e all'essere riusciti a fare del prezioso argento estratto in Spagna dalle miniere lungo il Guadalquivir moneta di scambio,
i commerci dei Fenici assumono un'importanza tale da richiedere la fondazione di vere e proprie città colonia, di cui Cartagine è l'emblema. È la principessa di Tiro Elissa che fonda Cartagine nell'814 a.C., secondo quanto ci ha tramandato lo storico Timeo di Tauromenio, e lasciamo volentieri a lui tutta la responsabilità di questa datazione. Ottenuto dal re locale, il berbero Iarba, dopo molte suppliche e molto argento, uno spazio di terra ricopribile con una pelle di bue, l'astuta Elissa taglia la pelle in strisce sottilissime che dispone una in fila all'altra, circondando la collina, proprio quella di fronte a noi, su cui sorgerà Carta ad Asht, che in fenicio significa città nuova. Cartagine è dunque la nuova Tiro. La collina viene chiamata Birsa, che in fenicio significa fortezza e in greco pelle di bue. E questo ci dice che forse la leggenda non è poi così peregrina. Il porto era la parte più importante di Cartagine. Qui fu scavato il Coton, cioè il bacino artificiale di carenaggio, con i due porti, uno commerciale, l'altro militare. Questo porto commerciale, rettangolare, era un luogo di traffico internazionale, con scambio, compra, vendita, credito e, naturalmente, inganno. Vi si potevano udire tutte le lingue, fenicio, greco, aramaico, persino latino, oltre agli idiomi degli schiavi vogatori, dei facchini e degli scaricatori. Muraglie separavano il porto dalla città. Quello che usciva doveva pagare dogana. Anche il porto militare era circondato da mura. Questo bel plastico, visibile in un piccolo antiquarium ricostruito sul posto, ci dà l'idea del porto militare punico così come viene descritto dai fratelli Schreiber, archeologi austriaci. Nessuno straniero doveva lanciarvi dentro lo sguardo, ma se qualcuno riusciva ad affacciarvisi, rimaneva stupefatto. Quello che vedeva prima di tutto somigliava a un porticato intorno a un bacino circolare, e in mezzo a questo era un'isola pure rotonda. Là si elevava un magnifico edificio per il comando in capo della marina da guerra. Era molto alto per consentire al comandante libera vista sul mare. L'isola e il porto stesso erano orlati da larghi moli con tettoie per 220 navi da guerra. Nelle armerie retrostanti veniva custodito il materiale bellico e davanti ad ogni porta sorgevano due colonne ioniche. Pensate che queste flotte, già nel 500 a.C., oltrepassarono le colonne d'Ercole, spinte dalla bramosia del commercio, arrivarono a nord, fino in Bretagna, sotto la guida di Imilcone, e a sud, al comando di Annone, fino a, pare, il Gabon. Addirittura un secolo prima, per primi compirono il periplo d'Africa. Ma cosa accadeva una volta approdati in terra straniera? Ve lo proponiamo con questa nostra modesta simulazione. Comunque ce l'ha descritto nel V secolo a.C. Erodoto, considerato il padre della storia. Al loro arrivo, i cartaginesi sbarcano le mercanzie, le dispongono sulla riva, poi risalgono a bordo e fanno segnali col fumo. Alla vista di questi, gli abitanti del luogo scendono alla riva portando argento e oro e prendendosi le merci per poi ritirarsi. I cartaginesi tornano, valutano l'offerta e se è proporzionata al valore delle merci, prendono argento e oro e salpano. In caso contrario, ritornano alle navi e attendono, finché gli indigeni non aumentano la quantità di metallo prezioso. Ma come si viveva a Cartagine? Dobbiamo vedere di nuovo la collina di Birsa com'è oggi e, tutto sommato, ci dà l'idea non troppo lontana del suo passato. C'era l'Acropoli, col tempio del dio Eshmun, Asclepio per i greci, Esculapio per i romani, e con la città vecchia il porto faceva quartiere a sé. Vicino c'era l'Agorà, la piazza principale della città nuova che era ai piedi dell'Acropoli e che aumentava sempre d'estensione. Il geografo greco del I secolo a.C., Strabone, affermò che Cartagine arrivava a 700.000 abitanti. Qui vediamo le vestigia della casa tipo punica.
constava di un ingresso che dava accesso a un cortile, intorno al quale si disponevano le stanze del pian terreno. Sul fianco dell'ingresso, un ambiente con entrata autonoma poteva fungere da bottega. Poiché all'interno di Cartagine non vi erano sorgenti, ogni casa aveva una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana. Ecco infatti la canaletta che porta alla cisterna. Comunque Cartagine arrivò a rifornirsi con un acquedotto che si snodava per 70 chilometri partendo da Zaguan, detta la città dell'acqua. Rientriamo ai musei per vedere sia i gioielli che gli unguentari con cui ci si spalmava essenze sul corpo. Ma vediamo anche gli oggetti d'uso quotidiano: fermacapelli, specchio, cucchiaino, rasoi di bronzo e così via. Cartagine, abbiamo detto, svolge una fiorente attività commerciale di import-export tra Oriente e Occidente. Cartagine esporta prodotti artigianali, detenendo in pratica il monopolio nella produzione di tessuti di lana tinta. La sua ceramica è senza rivali. Inoltre produce ricercatissimi articoli di lusso come gioielli, profumi, vetri, arredi intarsiati. Repubblica commerciale, la città si era data dal V secolo avanti Cristo una costituzione che destò l'ammirazione di Aristotele e per la quale ogni potere decisionale apparteneva al Senato, composto da 300 inamovibili membri dell'aristocrazia. Due sufeti, cioè magistrati eletti ogni anno, governavano Cartagine. All'aristocrazia faceva riscontro la massa degli schiavi, sempre più spesso prigionieri di guerra. Guerra che Cartagine combatteva con un esercito formato prevalentemente da mercenari che venivano pagati molto bene. A questo punto forse vi aspettate che si parli finalmente di Annibale, vero? Stiamo vedendo intanto la corazza di un suo soldato. Annibale, o più precisamente Hannibal, in fenicio significa grazia del Dio. Quale? Eccolo, Baal, la massima divinità cartaginese, che significa originariamente signore, cioè Dio. In coppia col maschile Baal è la divinità femminile Tanit, rappresentata da questo simbolo. Tanit, dal V secolo, prende progressivamente il posto della fenicia Astarte, che sembra quasi guardarci. La religione, insomma, domina la civiltà cartaginese e il sacrificio è l'atto primario del culto punico. Sacrificio di animali, ma di più, il sacrificio umano dei fanciulli. Questo è il Tophet di Cartagine, il recinto all'aperto per praticare il Molk, cioè il sacrificio dei fanciulli primogeniti. Il rito crudele che Gustave Flaubert ha eternato nel 1862 nel suo Salambeau. Le braccia di bronzo andavano sempre più in fretta. Non si fermavano più. Ogni volta che vi si adagiava un bambino, i sacerdoti di Moloch stendevano la mano su di lui per caricarlo dei crimini del popolo intero. Le vittime, appena al bordo dell'apertura, scomparivano come una goccia d'acqua su una piastra arroventata e una fumata bianca saliva nel grande scarlatto. Ma l'archeologia ha offerto un'immagine meno sanguinaria dei cartaginesi. Come ha affermato Sergio Ribichini, studioso di religione punica, il termine Molk vuol dire passaggio per il fuoco, ma non implica necessariamente l'uccisione dei fanciulli. Questi, infatti, potevano essere già morti per malattie o altre cause e per questo sepolti in luogo diverso dalla necropoli. Sappiamo poi che un alto tasso di mortalità infantile e la pratica dell'infanticidio per i bimbi malformati o troppo gracili hanno contrassegnato in vario modo un po' tutte le civiltà del mondo antico. Comunque, questa figura che rappresenta un sacerdote che tiene fra le braccia un bambino destinato al sacrificio rimane molto inquietante.
Per effetto della sua grande espansione nel Mediterraneo, che nell'arco di circa 4 secoli portò alla fondazione di città come Ibiza, Cadice, Cartagena, facendo della Spagna meridionale terra cartaginese, come confermano i recenti scavi di Toscanos vicino Malaga, Alarcón, Las Chorreras e altri ancora, Cartagine viene a trovarsi in lotta con l'emergente colonizzazione greca prima e con quella romana dopo. Le due grandi potenze si affrontarono in 3 vere e proprie guerre mondiali a misura del mondo antico. Le guerre puniche, come le chiamarono i romani, si svolsero dal 264 al 146 a.C., con alcuni più o meno brevi intervalli di pace. Grande protagonista dello scontro con Roma è Annibale, figlio di quella Milcare Barca che può ben rappresentare la sconfitta cartaginese nella prima guerra punica. Secondo Napoleone, Annibale fu il più grande condottiero di tutti i tempi. Perché allora venne sconfitto da Roma? Se era addirittura arrivato a cingerla d'assedio per poi ritirarsi a Capua per i famosi ozi. Annibale era certamente un genio militare, ma dalla sua ebbe un esercito di mercenari, motivati solo dal bottino conquistabile, che nulla poterono contro l'esercito romano, motivato dalla necessità di difendere la propria terra. Publio Cornelio Scipione sbarca in Africa e conquista Cartagine con la definitiva battaglia di Zama. E Annibale? Si è rifugiato presso il re di Bitinia, Prusia I, il quale, poco carinamente, lo tradisce e lo consegna ai romani. Annibale si suicida col veleno. È il 183 a.C. e il grande condottiero cartaginese lascia 64 anni di vita e 39 figli sparsi nel mondo, così almeno si dice. Ma gli interessi economici delle ricche famiglie romane erano quelli di impossessarsi dei fertilissimi territori cartaginesi. Marco Porcio Catone insiste continuamente in Senato col suo celebre Delenda Cartago, cioè bisogna distruggere Cartagine. Tutto ciò portò alla terza guerra punica con la definitiva distruzione della città nel 146 a.C. Cartagine viene incendiata, saccheggiata e i suoi superstiti ridotti in schiavitù. Cartagine era diventata la dominatrice conquistata, come visualizzato da questa cartina. Questo è tutto quello che rimane della Cartagine punica. Perché punica? I romani, per indicare cartaginese, usavano il termine latino penus, sia come sostantivo che come aggettivo, e punicus come aggettivo per dire punico, ma anche purpureo, così come gli aggettivi penicus e penicius. L'aggettivo fenicius indicava fenicio, mentre il sostantivo fenices significava i fenici, derivato dal greco phoenikes, da phoenix, che vuol dire rosso porpora. I fenici, infatti, erano grandi produttori di porpora con cui tingevano i tessuti. I romani hanno ricostruito Cartagine e quasi si potrebbe dire che la vera distruzione l'hanno fatta con la ricostruzione. Ecco un tipico esempio di pesante sovrapposizione romana sui resti punici, con i pilastroni allineati e i grossi muri, fondazioni di edifici. Il primo tentativo di ricostruire la città viene fatto da Caio Gracco nel 122 a.C., impiantando la colonia Iunonia. Il progetto di rinascita viene ripreso da Cesare nel 44 a.C. e realizzato dall'imperatore Augusto. Risorge così Cartagine. È la colonia Iulia Concordia Cartago, concepita inizialmente per 3.000 abitanti di rango elevato. Quest'ara, dedicata alla gens Augusta, fu trovata sull'Acropoli ed è oggi esposta come uno dei pezzi più importanti nel Museo del Bardo. Qui lasciamo parlare le immagini e la musica. Thank you.
Questo bellissimo mosaico, tipico dell'arte romana d'Africa, detto del Dominus Iunius, è uno dei più notevoli della Tunisia. Ed ecco il celeberrimo Virgilio con le due muse. Un eco dello splendore della seconda Cartagine ci richiama all'esterno. Sono le monumentali terme di Antonino, Pio, certo, e chi altri. Solo il piano interrato e qualche sala, come questa detta del riposo, sono sfuggiti a un massacro durato secoli. Al di là del calidarium, cioè sala calda, il tepidarium, cioè sala tiepida, e il frigidarium, ovviamente sala fredda. L'emiciclo delle latrine a sud-ovest, che era pavimentato di mosaici e circondato da un portico. Questa colonna solitaria, che con altre sette sosteneva una volta, può dare un'idea approssimativa dell'altezza del monumento. Nel parco archeologico delle terme incontriamo anche le vestigia di ville romane. Questa, con splendido panorama su tutta la costa, è la casa detta della voliera, per il pavimento in mosaico raffigurante appunto una voliera. È fra il classico peristilio, cioè il cortile circondato da colonne, e un piccolo giardino ottagonale. Chissà, forse è proprio in questa casa che a lume di candela Apuleio descrisse la nuova Cartagine come musa celeste d'Africa. In effetti, costruita con sfarzo inaudito, Cartagine diventa l'autentico specchio di Roma. Gareggiando con la stessa Roma per importanza, ma superandola per qualità della vita. Tanto da far dire al poeta Ausonio che è la città più bella dell'impero, naturalmente subito dopo Roma. Da cumulo di macerie a, di nuovo, la più importante città d'Africa, stavolta romana, col porto, il circo, l'anfiteatro, il teatro, l'Odeon e le terme. Il sistema urbanistico è ippodameo, così codificato dall'architetto Ippodamo di Mileto, impianto dalla planimetria regolare con vie diritte e parallele a incrocio ortogonale. Il centro della città è sulla collina di Birsa, posizione designata per il futuro Campidoglio. Alla periferia di Cartagine fu costruito l'anfiteatro, di cui sono stati portati alla luce l'arena ovale e il suo muro di cinta restaurato. Qui si svolgevano spettacoli con animali e cristiani, e qui morirono le martiri Perpetua e Felicita. Vicino all'anfiteatro ci imbattiamo nel poco conosciuto circo. Aggredito dal tempo e dagli uomini, il circo oggi purtroppo non si distingue più. Dobbiamo tornare dall'altra parte della collina di Birsa per andare a teatro. Costruito nel secondo secolo, subì diverse trasformazioni fino ad essere distrutto dai vandali. Quello che vediamo dunque è la ricostruzione moderna. Contrariamente al teatro, l'Odeon era coperto. Ma non resta che la pianta dell'edificio e lo spaccato delle sue murature. I vandali, sempre loro, lo rasero al suolo fin quasi alle fondamenta.
Appena due passi per andare dal paganesimo al cristianesimo con la chiesa Domus Caritatis, nome adattato nell'arabo Damus el Carita, è la più grande basilica cristiana d'Africa. A Cartagine subì il martirio anche San Cipriano, ed è qui che si è sviluppata la prima scuola letteraria cristiana di lingua latina, scuola che ha dato un autore come Tertulliano. È qui che sono state ritrovate queste tombe paleocristiane, ora esposte al Museo di Cartagine, dove, visto che ci siamo, diamo un'occhiata ad altre testimonianze: croci, stampi per croci, vasi e formelle in terracotta. Abbiamo detto San Cipriano. Torniamo allora all'esterno per ammirare la Basilica del Santo. Beh, bisogna confessare la povertà delle vestigia. Per lungo tempo risparmiata dalla crisi che travagliò l'impero romano, anche Cartagine finì per essere travolta dai barbari. È il 439. Cartagine è facile preda dei vandali di Genserico che saccheggiano la città, distruggono quasi tutti i monumenti e violentano le religiose. Ma un secolo dopo, nel 533, il generale bizantino Belisario sconfigge i vandali e conquista la città per il suo imperatore Giustiniano. Testimonianze sono questo tipico esempio di sovrapposizione bizantina a romana e soprattutto le rovine di una chiesa. Al Museo del Bardo, invece, troviamo delle fonti battesimali cruciformi e dei bei mosaici tombali. Dopo brevi, alterne vicende, alla fine del 600 la cultura musulmana si sovrappone definitivamente a quella bizantina e Cartagine diventa definitivamente terra araba. Sotto il dominio arabo, la città diventa un'immensa riserva di materiali antichi per la costruzione della vicina Tunisi. La rinascita di Cartagine come centro residenziale è ovviamente un fenomeno recente dovuto al generale sviluppo dell'urbanizzazione in Tunisia. Ma, un momento. Sentivamo dentro Cartagine qualcosa di insolito, forse di magico. La nostra guida tunisina ha trovato un piccolo reperto che quasi ci ha cercato lui. È un peso per la bilancia. Chissà, forse un mercante fenicio ha voluto lasciarci il suo souvenir.